Cos'è? Non capisco i gesti che fa. Chi mai ascolta quello che dice il coach un minuto prima della partita? Tutti stanno pensando a come sistemare la fascetta. L'ultimo giro di scotch alla ginocchiera. Mi sono avuto un'unghia. Patrick, noi siamo pronti. Amanti della Palla Spicchi, buonasera, ben ritrovati a Palla CBL Arena. Siamo bene, qui con noi Big Free, Gio Manfrini, coach Ferré. Ciao. Alla lavagna tecnica, il nostro operatore preferito, naturalmente, Patrick. Quindicesima giornata, quindi, della divisione nazionale B, vede opposto oggi il Castel Fiorentino di Firenze contro la Vivigas Costa Volpino. Andiamo a vedere il quintetto. Partita difficile, Gio. Partita molto difficile, Castel Fiorentino a 16 punti, Vivigas 12, Vivigas che arriva da una vittoria esterna a Varese, mentre Castel Fiorentino arriva da 10 vittorie consecutive e 3 partite perse nelle ultime 3 giornate. Sì. Ha vinto esternamente Costa Volpino di un punto, giusto? Ha vinto di 1 a Varese. Quindi andiamo a vedere adesso gli starting 5 iniziali. Mattia Baroni. Buona partita a tutti. Il Castel Fiorentino quindi affida al suo play titolare Magini. Abbiamo Magini al salto Toppino. Niente, tutto da rifare, falsa partenza come si dice in atletica. Quindi è Toppino e Castelluccia al salto iniziale di questa partita. Conquista la palla Baroni, quindi primo attacco per Costa Volpino con Furlanis in cabina di regia, che come ben sappiamo Tracchi ormai è indisponibile e lo sarà per quasi tutta la stagione. Tanti auguri a Tracchi comunque di un pronto rientro. Caramatti era annunciato in campo, invece vedo Baroni. Baroni che ha schiacciato palla per il capitano Guerci, anche lui rientrante dopo un paio di giornate che è stato fuori per problemi fisici. Ho torto collo. Esatto. Viene fischiato il primo fallo a Castelluccia al numero 6, quindi primo fallo di squadra. Primo fallo per lui, rimessa in trovata. E retine inviolate. Permettimi di dirti che attenzione al numero 7 Zani, perché quando Zani va in doppia cifra Castel Fiorentino vince. Quindi immagini che imposta per Toppino, che è l'uomo di riferimento del Castel Fiorentino. Riceve lo scarico Zani, che cerca un passaggio, niente, andrà nell'uno contro uno, si palleggia sul piede, e scade il tempo. Quindi questo primo attacco un po' macchinoso si perde nel nulla. E il buongiorno si vede dal mattino, Gio, si vede dal mattino. E vediamola un po' questo. Mattino è da un po'. È mattino da un po', è vero. Quindi è Furlanis che imposta la nuova azione, esce Castelluccia per ricevere, si allarga Baroni, cerca Guerci, viene ribaltata la palla per Furlanis, alla fine per Coviello che spara da tre ma finisce sul ferro, rimbalzo di Guerci, andrà nel suo classico uno contro uno, viene raddoppiato, scarica invece per Baroni che scarica dalla giampa i primi due punti. E qui l'asse Baroni-Guerci è tutto da verificare, mentre l'asse Guerci-Baroni ha funzionato benissimo. Molto bene, palla che gira, quindi subisce fallo e Squarcini. Squarcini è un acquisto che è arrivato quest'anno in casa a Castel Fiorentino, un giocatore molto pericoloso, è il top scorer del Castel Fiorentino. Eh sì, sarà un problema per Baroni, però comunque in difesa sa farsi valere, vediamo, sarà una buona chiave di interpretazione. Quindi è Marcante che spara dalla media per il due pari quando sono trascorsi 1 minuto e 30. Quindi Furlanis per Coviello, Castelluccia riceve, viene ribaltato per Furlanis, cerca la linea di fondo, scarica per Guerci. E la palla viene toccata dalla difesa del Castel Fiorentino, quindi sarà rimessa d'attacco e 7 secondi da giocare per completare questa azione di attacco per Costa Volpino. Coviello gioca molto 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 sul fondo in ala,
Vediamo se sarà premiato questa soluzione. Il tiro di Castelluccia, quindi Castelluccia si spegne sul ferro. Cassà il Fiorentino che imposta, Tupido cerca con passaggio lob. Rischia i passi qua, eh. Sì. Brutta, brutta. È stato un atterraggio un po' lungo. Sì. Però la palla viene riconquistata da Costa Volpino e Furlanis in cabina di regia, e poi Sapercoviello che riprova, la tira e la mette. Mette a posto l'alzo. Solo rete per Coviello, quindi 1 su 2 da 3 per il 5-2 per i locali, quando sono 7:36 al termine del primo quarto. Io metto in busta Coviello, l'avevamo già sì, l'ho visto anticipato qui nel... qui c'è un fallo in attacco di Toppino. Di Toppino, Toppino qua, che roba! Era Toppino, la gomitiera più due ginocchiere. Diciamo. Non male. È un lungo d'esperienza più o meno come il nostro Marco Guerci. Il nostro Gibbo Toppino, tutto l'armamentario. Questo è potente. Quindi Baroni che rimette per Furlanis. Difese schierate a uomo per il momento. Esce Castelluccia per ricevere, che è andato in grande forma oggi, in grande spolvero. Si volta, chiede molto al suo tiro. Sì, il suo fade away si spegne sul primo ferro. Quindi è Marcante che cerca di penetrare, appoggia il tabellone e segna. Anche Marcante è un nuovo acquisto del Castel Fiorentino, che è arrivato con la nuova campagna acquisti. Molto atletico mi sembra, giustamente sulle tracce di Coviello, sarà un bel duello anche questo qui. Sì, è una guardia forte, si presta a giocare in molti ruoli, quindi un acquisto che si innesta già su un roster d'esperienza. È un brutto cliente Castel Fiorentino. Ecco, Furlanis forza l'entrata ed c'è il secondo fallo a questo punto di Toppino. E subito si corre ai ripari dalle parti di Castel Fiorentino. È stato un colpo di pancia d'esperienza. Qui è tutta... Quindi quando mancano 6:38 siamo 5-4 sì. Per Costa Volpino. Si riprende. Vediamo. Con una rimessa dal lato. Vediamo cosa produce De Laurentiis oggi. Sì. È entrato quindi De Laurentiis, che è un altro giovane che è arrivato quest'anno. Palla che circola, in questo momento è Castelluccia, forza l'entrata e si becca la stoppata da Zani. Parte di Zani, ma è rimessa dal fondo e sono ancora 6 secondi per completare l'azione di attacco. Vediamo se sarà Furlanis a uscire e ricevere per il tiro. No, passa in mezzo ai blocchi Coviello, rinuncia al tiro e ci prova Guerci. Non va. È un tiro che lui ogni tanto mette da 3. Sì, assolutamente nelle sue corde. Costa Volpino sta giocando con molta rapidità. E qui c'è l'infrazione. Ottima anche qui la difesa del Costa. Non recupera il pallone. E quindi concede una rimessa già in zona d'attacco per Costa Volpino. Sì, infatti non capisco perché non ha fermato bene la palla. Perché ha rinunciato bene la palla, sarebbe almeno stata rimessa. Che sia sintomo di confusione, speriamo. No, questo Volpino sta veramente giocando molto molto veloce. Penso che sia una buona chiave. Quindi la palla gira sul perimetro, Furlanis prende il blocco, finta il tiro, invece la passa a Coviello che si alza ed è oggi, è decisamente un fire. 1 su 3 dalla linea. 2 su 3. Il primo era tracciante. Sì, esatto, su 3. Il primo era per mettere a posto la 1 su 3 sbagliati. La mira. Quindi siamo 8-4 per Costa Volpino quando mancano 5:38 al termine del primo quarto. Difendono bene. Spara sul primo ferro. Squarcina. Quindi palla a Furlani, sforza l'entrata, scarico per Guerci che si prende il jump. E lo mette in scioltezza. Molto ben fatto questo penetra e scarica. Non consente, non c'è diritto di replica, quindi è Marcante che adesso punta Coviello, la palla va a Mangini che spara da 3, ma la palla è sul primo ferro. Blocchi robusti da parte dei lunghi ospiti, piede. Ma di amnesia. Questa è poesia. E time out immediato. Time out, sì. Ovviamente è stato chiamato per interrompere questo mini break di 5 punti a 0 per Costa Volpino.
diciamo che è raro vedere Guerci in contropiede. Guerci in contropiede, cavalcava all'orizzonte. Una cavalcata nelle praterie della difesa della, io non, del non capisco. Castel Fiorentino sta accettando la corsa di Costa Volpino, non me l'aspettavo sinceramente, visto anche come sono scesi in campo molto più corazzati. Sì, è una squadra annunciato molto fisica, un roster d'esperienza, punta tanto anche sulla difesa, punta a tenere bassi anche i punteggi. Strano, strano, davvero. Boh, forse devono ancora prendere le misure i suoi esterni, i suoi giocatori di maggior rilievo tecnico. E da parte di Costa Volpino cosa dici? Castelluccia? Castelluccia deve ingranarla un po', Fulani sta facendo benissimo la sua parte in difesa e in attacco. Niente da dire. Sì, punti distribuiti bene, sì. Buone soluzioni di attacco, variate, quindi un buon impatto per Costa Volpino che rispetto anche ad altre gare nel primo quarto ha sempre faticato. C'è qui partito veramente forte, vediamo come Castel Fiorentino cercherà di interpretare la sua di partita e farla, dovrebbe farla loro. Quindi immagini che si sposta, riceve Zani, forza l'entrata su Castelluccia, appoggia e segna, quindi 12 Costa Volpino, 6 Castel Fiorentino quando mancano 4:36. Fulanis in possesso di palla, riceve Coviello, passa una zona, passa una zona, passati a zona, riceve Guerci, palleggione, appoggia sulla IAP, ma subisce il fallo da De Laurentiis. De Laurentiis un fallo, toppino due falli, reparto lunghi qua, sta soffrendo. De Laurentiis un giovane contro l'esperienza di Guerci, diciamo è un rischio, le paga, sì sì. Interessante il cambio difensivo, non condivido la scelta di pressare la rimessa di Costa che, voglio dire, senza tracchi giustamente sta facendo playmaking con tutta la squadra, esatto. E quindi è assolutamente indifferente il fatto che pressino per scompigliarli, sì, per perdere qualche secondo. Metta segno, due liberi Guerci, meno male per il più 8 di Costa Volpino quando mancano 4:20 al termine del primo quarto. Si schiava, guarda che bella soluzione, peccato, qui Castelluccia lento, che appoggia per il 14-8. Quindi è Furlanis che chiama lo schema, esce dai blocchi Coviello, va al tiro, finta, invece scarica per Baroni, tutto da rifare, si prende dalla media il tiro Guerci, che mano, è morbidissima, il pulso è morbidissimo oggi a scuola, quindi 2-2 dal campo per Guerci per il 16-8. Sta anche variando molto la posizione in cui riceve la palla, quindi marcante, spara da distanza siderale, ha ragione lui perché sì. La palla rimbalza sul ferro e poi entra, e quando è morbido Per il 16-11. Coviello finta, contatto, guarda come Coviello controlla il corpo rispetto al passato, alle passate partite, ottimo, ottimo, più preciso. Palleggione di Guerci, viene raddoppiato, subisce fallo, no, e invece sono passi. Qui qualcuno ti lobba, ho visto, sono i nostri numerosi fans che ci assediano qua in piccionaia. Quindi entrano in campo Polonari e Caramatti. Per Baroni e Castelluccia. Castelluccia ancora un po' a secco. Caramatti giustamente sulla traccia di Zani che sembra essere finora il giocatore più in forma della squadra ospite. Vediamo se riuscirà a contenerlo. Mi aspettavo un cambio difensivo Furlanis su Zani e Caramatti sul play Magini, ma probabilmente le dimensioni fisiche impongono questa soluzione. Quindi sistemate le sponsorizzazioni a bordo campo, si può riniziare a giocare, questo era il motivo di questa breve interruzione. Quindi 16-11 quando manca 3:12 al termine del primo quarto. Magini si fa largo, la palla passa al numero 15, Marcante, De Laurentiis, e adesso Zani che andrà nell'uno contro uno, rolla De Laurentiis, ma intercetta facilmente. Eccezionale scelta difensiva, canestro e fallo. Ottima, ottima transizione, lanciata da Guerci, che ha aperto per Coviello.
al volo. Caramatti riceve, segna e subisce un fallo. Il pubblico si scalda, giustamente, su queste azioni sono sempre molto gasanti. Sarà che sono arancioni, mi ricorda il basket totale dell'Olanda, il calcio totale olandese. Manca Cruyff, ovvero ce l'abbiamo, ha un po' pochi capelli. Eccolo lì, l'abbiamo trovato. Il capitano Marco Guerci. Quindi 19-11 quando mancano 2:44. Marcante ancora, tenta la sorte, da distanza siderale, ma la pallone è un airball che si spegne a fondo campo. Avevamo pronunciato come un forte tiratore, per oggi diciamo alcune scelte sono state un po' azzardate nel tiro. Decisamente. Polonara ribalta, scarica per Caramatti che regala il pallone e quindi andrà facilmente a concludere Magini in contropiede. Questa volta il cambio difensivo del Castel Fiorentino ha avuto i suoi risultati positivi. Eccoli ancora a zona. Quindi è Guerci che sfida De Laurentiis, si prende il suo tiro ma finisce sul ferro. Quindi nuova azione di attacco per i castellani con Marcante in possesso di palla. Rolla Squarcina ma non viene servito, viene raddoppiato. De Laurentiis è stato battezzato, lui il tiro se l'è preso e giustamente ha pure segnato. Erano tutti preoccupati di Squarcina. Ha potuto tirare comodo, piedi a terra per il 15 Castel Fiorentino e 19, quindi un mini break 4-0 che rimette in partita Castel Fiorentino. Chiama il taglio backdoor, viene servito. Ah, peccato, è arrivato ma Furlanis ha poggiato fuori dal canestro. Vedo Fanti sui blocchi. Fanti sui blocchi di partenza, quindi il tiro di Magini finisce sul primo ferro. Vediamo se ci sarà un po' di penetra scarica contro questa scatola. Esatto. Quindi è Coviello che riceve, si gira. Doppio palleggio. Palla persa, quindi. Doppio palleggio. Quindi è pronto ad entrare Fanti per Furlanis. Viene dato cambio a Furlanis, che lui play non è, ma deve supplire alla mancanza, all'infortunio che durerà, si dice, per tutta la stagione di Tracchi. Attenzione zona anche Costa Volpino, vediamo cosa farà Squarcina. La palla gira sul per il momento è a servizio della squadra. Ribaltamento per Magini, palla difficile di nuovo. Difficile Zani è in forma, si prende il tiro dalla media. Zani è caldo, è caldissimo Zani, accidenti. Zani è caldo, un buon tiro, quindi Costa Volpino 19 Castel Fiorentino 17, parziale aperto, break di 6-0 mi pare. Sono lì, accidenti. Sono lì nonostante il bellissimo primo quarto di Costa Volpino. Bella tripla, peccato non va. Buona tripla di Caramatti che si spegne sul ferro quando mancano 20 secondi alla fine del primo quarto. Quindi Magini si affiderà per l'uno contro uno, vediamo su chi lo gioca. Blocco di De Laurentiis, rolla ma prende il tiro. Bella mano, bella. Prende il rimbalzo e segna De Laurentiis il suo sesto punto dal campo. Per il 19 pari del primo quarto. Sì, no, buono, l'importante era partire bene. Dopo. Un bel Costa Volpino, sono lì, pari. Hai ragione tu, è forte che stai. Sì, beh, hanno ruotato 8 giocatori. Tranquilli, nessun problema, macinano. Arriverà anche Squarcina a mettere i suoi. Sì, bello. Sì, beh, prima o poi. Notevole. Toppino due falli, entra De Laurentiis, segna anche lui. Eh sì, lì l'hanno sottovalutato un po'. Mi sa che la zona però sì, l'hanno molto lasciato lì, ma neanche dopo sono intervenuti. Proprio l'hanno battezzato e anche l'ultimo tiro, cioè rimbalzo, prende rimbalzo a 3 secondi, li mette dentro. Cioè Zani quanti ne ha fatti? 10? 8, 10. Sì, sì. È andato quasi solo lui. Zani mettiamo 8, 2, 4 di Laurentiis, 6 di Laurentiis, 14, 6. Sì. Forse Magini ne ha messi due anche lui, non mi ricordo.
No, è la tripla di chi era lì, Marcante. Marcante? Ha fatto solo quella? Peccato. Sono partiti proprio briosi all'inizio, non capisco perché hanno rallentato in difesa. Cioè, hanno costruito tutto dalla buonissima difesa. Tutto. Entravano anche quasi in transizione. Hanno pensato di poterla gestire, boh. Pensavo, la gestiamo. Ben ritrovati dopo la pausa del primo quarto. 19 pari il risultato dopo i primi 10 minuti di gioco, quindi rimessa in favore dei castellani con Zani per Magini, marcato da Tracchi, riceve Squarcina, gira per De Laurentiis, cerca l'anticipo ma non riesce Castelluccia. Quindi 8 secondi per concludere l'azione, si va nell'uno contro uno. Bella palla riconquistata da Fanti, che si avventura un po' in un palleggio a rischio. Ma nell'acqua alta. Quindi Castelluccia che si alza per ricevere, esce Caramatti dai blocchi, serve Polonara. Molto bene, la palla danza sul ferro, ma è Guerci che recupera, si gira e va a appoggiare il 21esimo punto. Non ha accettato il rifiuto. Passeggiata di Marco Guerci sotto il tabellone e ottavo punto personale. Quindi è Castelluccia che marca, niente. C'è lo scambio su De Laurentiis, riceve in questo momento alto basso e tripla per Magini. Buca la rete, Fanti è frastornato, rialzati e ricomincia, forza ragazzo. Okay. Quindi è il primo vantaggio ospite, 22-21 quando mancano 8:38 al termine del secondo quarto. Quindi è Polonara che ha il tiro, invece preferisce servire Guerci, non c'è nessun taglio dal lato debole, appoggia sul semiguancio ma la palla è preda del Costa Volpino. Bella, per un pelo Caramatti la tiene in campo. Ha cercato un buon anticipo. C'è un cambio. Ecco, entra Magini, no, entra Righi. Righi che è il secondo play, un giovane sul quale Castel Fiorentino sta puntando quest'anno, cercando di allevarlo. Lui e Verdiani. Riceve, tira e Squarcina, ma il suo tiro finisce sul ferro. Quindi è Fanti che organizza questa nuova azione di attacco, difese schierate uomo, si alza Castelluccia, si gira Guerci per ricevere, chiaramente lo cercano molto per sfruttare questo. Molto meglio su quel lato Guerci, lì non c'è zona che tenga, non c'è aiuto, non c'è raddoppio, uno contro uno Guerci lo sta macinando. Sì, stranamente è stato abbandonato De Laurentiis sulla marcatura di Guerci. Avrà avuto restituire il favore di prima, non so. Qui invece Zani non imperversa più. Attenzione. Zani pasticcia un pallone. Perde palla. E siamo 23-22, quando mancano 7:38 al termine, 23 Costa Volpino. Ad eccezione di Toppino che è in panchina, questo doveva essere il quintetto annunciato con i due play. Con doppio play si era annunciato, poi invece è stata cambiata idea. Quindi è Fanti in possesso di palla e cerca l'entrata e non era molto convinto, recupera Guerci, l'ennesimo pallone e sul secondo possesso, mette a segno il 25esimo punto per il Costa Volpino e il 14esimo punto personale. Forza l'entrata Marcante. Questo non poteva sbagliarla Marcante. Quindi 25-24 Costa Volpino. Qui Fanti deve assolutamente vincere il duello col giovane, come sta facendo Guerci con De Laurentiis, assolutamente. Quindi riceve Fanti, chiama a testa, quindi salirà qualcuno per portare il blocco.
subisce moltissimo, chiama lo schema a 10 secondi dalla fine, insomma, ecco, può solo fare questo. Fallo. Dai, va bene. Subisce fallo. E andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Infatti devono giocare su Righi. Assolutamente. E su De Laurentiis, chiaramente. Assolutamente, sono i due fianchi scoperti in questo momento, bisogna rischiare lì tutto quello che si può. Quindi Fanti per il possibile gioco da tre che non va a segno. Quindi il punteggio rimane 27-24 Costa Volpino a 6:39 del termine. De Laurentiis in possesso di palla. Quindi è il numero 15, si arresta, si incasina la vita. Tenta un tiro da 2/3 Righi, ma la palla finisce sul lato. Fallo in attacco a Marcante. Fischiato a Marcato, è il suo secondo fallo. Un fischio che non ho capito sinceramente, non ho visto da qui. Ma anch'io, la palla mi sembrava già persa. Sì, sì, infatti. Time out di nuovo. Viene chiamato quindi un minuto di raccoglimento dal Costa Volpino. Quando a 6:24 al termine del secondo quarto. Siamo 27 Costa Volpino e 24. Sì, leggera prevalenza, ma vedo molto più gioco da parte di Costa Volpino, qualche individualità che tiene a galla Castel Fiorentino al momento. Non so se questa è la china che sta prendendo la partita. Sì, l'area di Costa Volpino è, diciamo, intasata bene, il gioco è poco profondo, quello del Castel Fiorentino. Quindi per il momento anche i tiratori dal perimetro sono ancora per il momento abbastanza freddi, quindi sì. Una partita che per il momento si sta incanalando verso i giusti binari, diciamo. Sì, infatti tiene molto bene il campo Costa Volpino, mi piacciono molto. Adesso sto aspettando Castelluccio e Polonara. Si riprende a giocare quando mancano 6:24. Vengono riproposti i quintetti che sono usciti prima del time out. Sì, Coviello ancora in panchina, anche Furlanis. Quindi rimessa Vivigas, Polonara riceve Fanti. Ma pressano con decisione Fanti. Quindi è Fanti in possesso di palla, esce Castelluccia che riceve. Bomba. E peccato, un bazzo in attacco fallo. Riesce, è fischiato l'antisportivo addirittura. Addirittura. A Zani. Al numero 7 Zani. Mi sembrava un fallo abbastanza onesto di gioco, a dire la verità. Forse un po' troppo robusto, forse troppo lontane le mani dalla palla. Sì, Polonara, sì, ha preso rimbalzo, stava tirando e gli ha colpito le mani, però insomma. Ma strano. Però l'abito era vicino, quindi. Quindi sbaglia il primo, 27-24 il punteggio in questo momento. Non ci sarà rimbalzo, ma ci sarà possesso Vivigas dopo il tiro di Polonara. Vediamo se si sblocca. Mette a segno il suo primo punto di questa partita. Mi viene in mente un 4/6 per adesso dalla lunetta. Ce ne sono due sbagliati, uno appunto di Polonara e uno di Fanti. Mentre Guerci 2/2, Caramatti 1/1. Quindi Fanti marcato da Righi. Esce Caramatti, anticipato, non riesce a passare, forza l'entrata, viene fischiato ancora un fallo alla difesa castellana. Quindi è Righi. Fanti si fida di ed più è il del quarto suo fallo di squadra. Fanti si sta fidando più della sua penetrazione che non dei passaggi. Sì, lui è arrivato come, diciamo, secondo play di track, eccetera. L'abbiamo visto anche in altre partite, ci era piaciuto molto anche come guardia, no? Sì, forse sì, più convincente come guardia, si butta dentro a un bel primo passo. Secondo me anche tatticamente, soprattutto contro il play giovane, Righi è più utile così che non diversamente. Tanto Guerci in cielo, domina i rimbalzi sotto le place. Peccato. Sprecata qui la palla da sprecata Fanti, azione in contropiede, appoggia, ma sbaglia Zani, si prende la stoppata di Squarcini. Quindi nuova transizione,
tutto da rifare, ribaltamento per Fatti, in angolo per Caramati che spara la tripla e la mette. È da lì. Molto bene, la palla girata, ribaltata. Perfetto, perfetto. 31-24, Costa Volpino quando mancano 5-0-4. Sinceramente non so cosa aspettino a rimettere dentro Toppino. Eccolo, infatti, che si alza, ti ha sentito. Ecco. E così anche Magini, pronto di nuovo. Marcante stavolta solo rete. Sì, è stato lasciato un po' libero, sarà un po' troppo spazio tra lui e il suo difensore. Quindi 31-27 in questo momento, nel secondo quarto, quando mancano 4-39. 13 secondi per chiudere questa azione, riceve Polonara, ci prova anche lui, la sagra del bombolone. Ai, sul peccato. Primo ferro invece. Peccato, attenzione, rimbalzo, attenzione, il lancio lungo, fallo. Ottimo passaggio per Squarcini che subisce il fallo da parte di Polonara. Meritato riposo per Guerci, Baroni. Quindi rientra Baroni e Coviello. E esce anche Castelluccia. Torna Furlani. Pardon, torna Coviello. Ecco, quando rientra Toppino esce Guerci. Quindi aumentano un po' i centimetri Castel Fiorentino, vediamo. Questo è un momento delicato della partita. È un momento delicato, esce anche Righi. Esce Righi per Castel Fiorentino. Ed è entrato Verdiani, che è un altro giovane del vivaio di Castel Fiorentino. Quindi esce dai bronchi. Vediamo se si alzerà il ritmo qua. Sì, questa è una sfida veramente fisica tra Coviello e Marcante. Quindi è Marcante che sta cercando di portarsi sulle spalle la squadra. È già un paio di azioni che si prende la responsabilità, diciamo, sì, assolutamente, della penetrazione, del tiro, eccetera. Sì. Nuovo fallo fiscato a Baroni su Toppino. Accidenti. Brutto cliente per Baroni. Eh sì, molto brutto. Ma adesso troverà il modo di farsi fiscare un fallo a favore. Dai. Siamo, manca nel repertorio. Sì, no, qua non può uscire. Per fallo di sfondamento, tipo. Sì. Qualcosa si inventa. Quindi riceve Squarcini. È un bel duello, la palla rimane nell'angolo. Toppino Baroni tiene e si guadagna lo spazio. Veramente un brutto cliente. Quindi 31 Costa Volpino, 29 Castel Fiorentino. Fanti continua a non fidarsi ad aprire il gioco su quel lato. Da questa parte ci vede meglio. Quindi riceve Caramatti, la palla per Baroni, passaggio consegnato. Passaggio dietro la schiena, appoggia di sinistro. Appoggia, subisce fallo. Passaggio rischiosissimo in mezzo. Palleggio rischiosissimo in mezzo all'area, dietro la schiena. Veramente bello. Veramente, e appoggio di sinistro, bello. Più il fallo subito, diciamo, è il massimo che un giocatore può desiderare. Assolutamente. Veramente ben costruito, bello, si è gettato in aria. Anche Caramati c'era data in grossa forma. Sì, sì. Sta dimostrando. Mette a segno anche questo libero che vale un gioco da tre. Quindi 34 Costa Volpino e 29 Castel Fiorentino. E Magini in questo momento in possesso di palla per Marcante, palla che viene ribaltata, è libero Squarcini che spara sul ferro, rimbalzo viene conquistato da Coviello. Costa Volpino Vivigas che può ripostare questa azione di attacco. Niente, la palla rimane ferma, si muove Coviello, sbava, è facile per la difesa difendersi. Penetra, appoggia in qualche maniera Fanti, la palla vaga nell'area, viene poi riconquistata. E questi si pagano, questi purtroppo, questi attacchi si pagano. Sì, un paio di attacchi che la palla non è, cioè un attacco in cui la palla non è girata molto. Ah, Baroni fallo ancora, accidenti. Marcante segna da tre, mentre Baroni commetteva fallo su Toppino. Marcante, siamo alla terza tripla. Terza tripla su tre forse addirittura.
quindi esce Squarcini. Coach Gabrielli, rientra Zani. Coach Gabrielli insiste su Baroni, evidentemente c'è bisogno che Guerci recuperi e riposi. Non si trovano alternative per toppare Toppino. Vediamo un po', ecco, infatti. Quindi palla dentro per Toppino. Cercano, che è una bellezza. Attenzione a pick and roll con lui davanti, perfetto. Roll, non roll, forza l'entrata. No. Qui va bene. Qui è andata molto bene. Forza l'entrata da Magini, che si lamenta con l'arbitro. Un intervento deciso difensivo di Furlanis, che ormai era battuto. Riesce a prendere solo cuoio e niente pelle. Solo pelle risacchita. Esatto. Solo pelle trattata. E quindi palla in possesso Viviga Scoviello, che va ben impattato nel primo quarto. Palla per Polonara, palla che gli sfugge di mano. Rimbalzo di Baroni. Bravo, bravo, bravo Mattia Baroni. Segna il suo quarto punto personale per il 36-32. Quando mancano 2 minuti alla fine del secondo quarto. A cercarsi la sua pepita. Quindi la palla arriva a Marcante, si prende un altro tiro da tre, questa volta finisce stavolta sul primo ferro. Va aggiustato un po' la difesa su Marcante, perché lui ce l'ha nel suo bagaglio il tiro. Ecco Caramatti al tiro, al jump. Un bellissimo jump, morbido. Ha pintato il tiro, poi è entrato jump dalla media, molto ben fatto per il più 6 Costa Volpino. Quindi Magini si arresta, tira e anche lui vuole dire la sua. Il gioco viene interrotto per asciugare il campo. Attenzione al sudore. Ma no, niente, ha fischiato, no, perché ha subito un colpo Furlanis e gli è stato dato il tempo per recuperare un po' il fiato, sì. Furlanis che riceve, press tutto campo. Se palleggi perdi il vantaggio, così è successo. Caramatti, Baroni, Coviello si prende il tiro. Non ci pensa un secondo, ha voglia. Poco, ma Baroni riconquista un secondo importantissimo possesso. Quindi manca 1 minuto e 5 secondi alla fine del secondo quarto. Jump di Furlanis. Spezza molto bene il polso, morbidissimo. Primi 2 punti per lui, se non mi sbaglio. E se li merita. Attenzione ai blocchi, qui ben costruita l'azione d'attacco. Sì, diciamo, c'è stata un'accata di Baroni su Toppino e viene dato un tecnico alla panchina. Allo tecnico alla panchina, sì. Immagino che si sia lamentato per il contatto di Baroni e Toppino. Sinceramente anche a me era sembrata un'accata. Sì, un fischio mancato, ma un po' un'ancata che ha mandato fuori. Sì, il coach ospite sta cercando di cambiare un po' l'inerzia del metro arbitrale, ecco, vediamo, sì, un po', sta instillando, sì, qualche dubbio agli arbitri. Partita comunque sostanzialmente corretta e equilibrata, anche da quel punto di vista, i contatti ci sono da ambo le parti. 2 tiri senza rimbalzo. Costa Volpino sta rischiando qualcosa di più in difesa, quindi giustamente è più facile che rischi di andare oltre il limite. Mette a segno anche il secondo per il 42-34 e palla in attacco. Time out. Viene chiamato l'ultimo time out da Costa Volpino quando mancano 45 secondi al termine del secondo quarto. Il punteggio è fissato su 42-34. Allora Principe, mi hanno detto che adesso ci abbandonerai nel secondo tempo. Beati voi, ahimè, sì, me ne devo andare. Quando la tavola chiama io devo rispondere. Ci sono delle priorità, Cribbio. Esatto, quindi devo farti anticipatamente, a parte gli auguri, ma anche la domandona, come il bravo conduttore deve fare. Io metto Marco Guerci, però attenzione a Coviello, mi direi tu come sta andando, ma Marco Guerci solidissimo, difesa attacco, contropiede e tiri dalla lunetta, qualsiasi cosa sta facendo, complimentoni a lui. Bene, allora ci salutiamo, ti saluto anzi. E dai, 45 secondi e 6 decimi, me li dai ancora o che facciamo? Ma se dopo l'esigenza, il satellite interrompe il collegamento e...
Anche questo è vero. Abbiamo il tempo contato e non possiamo più salutare anche i nostri amici all'ascolto. Quindi 44 secondi per azione Vivigas. Vivigas è in vantaggio 42-34. Difesa zona, prende la palla Castelluccia, forza l'entrata. C'è un contatto, viene fiscato fallo a Toppino. Terzo fallo. Terzo. Ah, Marcante. Terzo fallo di Marcante. Giustamente sta cercando di vuole aprire la scatola, vuole un tiro dalla distanza contro questa zona che è una ragnatela. Polonara al tiro libero. Ci sarà la possibilità di avere probabilmente ancora un possesso per Costa Volpino. Sì, mancano 32 secondi, quindi è facile prevedere ancora due azioni di attacco. Segna il 43esimo punto Castelluccia. Massimo vantaggio, Gio? Sì, metta a segno, massimo vantaggio, 10 punti, 44-34, a 30 secondi dal termine del primo, diciamo, tempo, prima del riposo lungo. Quindi si andrà, forza l'entrata Zani, viene fischiato un fallo a Caramazzi. Castel Fiorentino presserà probabilmente la rimessa, attenzione. No, sono due tiri che sono in bonus. Primo fallo per lui. Ah, dici sulla ripresa? Sulla rimessa, sì. Vedo, almeno vedo l'ingresso di Righi in campo, vabbè che fosse anche per evitare il possibile quanto fallo di Marcante. Se questo Volpino ha già chiamato i suoi due minuti del primo tempo, quindi non può più chiamare time out e riprendere il gioco. Zona d'attacco. Mette a segno il primo tiro Zani. Quando mancano 17 secondi. Rimbalza, la palla è in gioco. Quindi ultima azione, ultimo pallone in mano a Furlanis. Coviello vuole la palla. Oh, peccato! Troppo la specca regala ancora passi. Oh, attenzione ai passi in partenza. Erano passi di Righi. Questo è un regalaccio, accidenti, peccato. Quindi 44-37 alla fine del secondo quarto. Ciao a tutti. Ampio spazio per Furlanis e prendersi il tiro. E Gugi Furlanis mette a segno la tripla che vale il 55esimo punto per il Costa Volpino. Vuole rispondere Zani, finta, invece la palla viene cercato Marcante e risponde con la tripla Marcante, che anche lui adesso è a 18 punti. Quindi è il miglior realizzatore per i castellani. Si prende il blocco Furlanis, palla schiacciata, esce Polonara, ribaltamento, palla per Caramatti, sotto per Guerci, prende la circolare esterna dell'area, scarica molto bene per Polonara che insacca in reverse per il 57esimo punto. Tutto molto ben fatto, ottima circolazione di palla. Questo Volpino sembra non temere la zona. Blocco monumentale di Toppino che marca, diciamo, impedisce a Caramatti di marcare Zani. Contropiede, Caramatti da tre in contropiedi. E oggi veramente è la sua giornata. 19esimo punto. C'era stato riferito che era molto in forma. Viene fischiato il fallo a Polonara che cerca di contenere l'entrata di Squarcini, ma spinge con il corpo, con il fianco. Quindi è terzo fallo di squadra e terzo fallo personale, che vale subito la panchina per Polonara, ed entra il baronetto, Baronetto Baroni, che mancava un po' dagli schermi e radar di questa partita. Quindi rimesso in attacco, 24 secondi nuovi di zecca per i castellani, doppio blocco alto, si abbassa a sinistra, recupera invece il pallone schiacciato Guerci, nuova azione di transizione, Furlanis velocissimo, purtroppo la perde, viene chiamato rimessa Vivigas, protestano veemente i castellani,
ma la rimessa sarà in zona d'attacco per Costa Volpino. Quindi intanto vorrei ricordare che giovedì 22 e venerdì 23 dicembre si svolgerà un torneo riservato alle giovanili under 14, 17 e 19 al Palantonietti di Iseo. Sarà un triangolare che vede coinvolte le società qui locali di Iseo, Lumezzane, Sarezzo, Darfo Boario Terme e Coccaglio. Non mancate, è un'occasione per vedere i nostri giovani ed sarà anche un'occasione per scambiarsi gli auguri. Si riprende a giocare quindi quando siamo sul 60-50, mancano 4:48 al termine della terza frazione di gioco. L'arbitro deve richiamare le squadre in campo che perdono tempo nei box. Costa Volpino che è tornata a più 10 con un paio di giocate pregevoli e invece viene data la rimessa alla Vivigas, quindi i due arbitri si sono sentiti, hanno corretto la prima chiamata. Quindi Castel Fiorentino in attacco, forza l'entrata marcante, scarica per Toppino che sbaglia un facile appoggio. Quindi Furlanis, difesa sempre a zona, Guerci in posta alto, non riceve, la palla gira sugli esterni per Castelluccio in questo momento, ribaltamento un po' rischioso, 6 secondi per concludere questo attacco, bisognerà andare al tiro, se lo prende Castelluccio che lo mette, da praticamente 8 metri e mezzo. Castelluccio che fino a ora aveva segnato 2 punti, quindi va a 5 punti con questa tripla di fondamentale importanza. Risponde Zani per il 63-52. Quindi giocate molto rapide, Furlanis passa la palla a Castelluccio che ormai si era girato e regala, è un regalo formato strenna natalizia. Viene chiamata implacabile la sostituzione di Furlanis per Fanti, quindi è proprio Fanti che si incarica della marcatura di Maggini, del play avversario. Zani in possesso di palla, esce dal blocco Maggini, non riceve, la palla viene ribaltata a Marcante e viene fischiato il fallo in attacco su Baroni. È successo quello che avevamo preconizzato già nel primo quarto, il fallo di sfondamento di Toppino su Baroni. Lui è molto bravo a prendersi questi falli, a prendere la posizione prima dell'attaccante. È un tipo di fallo che gli arbitri stanno sanzionando parecchio, come abbiamo potuto vedere anche nelle partite precedenti. Quindi massimo vantaggio Vivigas più 11 quando mancano 3 minuti al termine. Palla schiacciata per Baroni e adesso viene fischiato il fallo a Baroni. Commette, si fa largo per ricevere la palla ed è il quinto fallo Costa Volpino di squadra contro i 3 dei Castellani. Quindi è Maggini che posta questa nuova azione di attacco, scarica per De Laurentiis che è entrato al posto di Toppino, ormai gravato da 4 falli. Quindi Marcante cerca la penetrazione, viene ribaltata per Zani, partenza un po' sospetta, palla che viene scaricata, 3 secondi alla fine, la spara sul ferro del tabellone. Quindi ottima difesa Vivigas che non concede molti spazi all'attacco del Castel Fiorentino. Sempre 63-52, quindi più 11 Vivigas. Con Fanti in avanzamento, fa un po' fatica, diciamo, a battere il suo marcatore Maggini. Quindi viene chiamato il Bamba Natale ad asciugare dal sudore il campo di gioco.
Si può riprendere il gioco, tutto è pronto. È il Berne Caramatti, prodotto dal vivaio di Iseo. In attacco Baroni forza l'entrata, punta De Laurentiis, il sottomano mette a segno un importantissimo lay-up, subisce fallo e andrà in lunetta per il suo tiro libero supplementare. Baroni quindi va a 6 punti con questo appoggio e ha l'opportunità di realizzare il gioco da 3, quindi è più 14 Costa Volpino in questo momento. Riceve De Laurentiis, si gira ma l'area è un deserto, è vuota e viene sbagliato banalmente un passaggio. È Squarcini oggi, serata abbastanza negativa, pochi punti nel suo carnet, una palla persa in questo momento, poco incisivo Castel Fiorentino che si è affidato molto a Marcante. Palla che gira sul perimetro, Guerci è ben marcato, la palla schiacciata gli passa sotto l'apertura alare del nostro capitano uncino Marco Guerci, numero 15. Quindi quando manca 2 minuti alla fine del terzo quarto, Costa Volpino 66-52, Costa Volpino. Intanto colpi proibiti tra Laurentiis e Caramatti, quindi andrà in lunetta, che ormai il Costa Volpino, entrambe le squadre sono in bonus, per cui ad ogni fallo si andrà al tiro libero. Quindi è Zani che è un ottimo tiratore, prevedo un facile 2 su 2. Un po' di ossigeno per Caramatti che oggi finora ha fatto una prestazione superlativa. Sbaglia il primo, contrariamente alla mia previsione, Zani. Secondo 53, quindi Costa Volpino 66, la 53 Castel Fiorentino, passaggio rischioso. 53 Castel Fiorentino e 66 Costa Volpino. Castelluccia in possesso, aspetta il blocco di Guerci, invece si alza per il tiro, la palla scivola sul ferro, recupera in qualche maniera, viene fischiato, interrompe il gioco l'arbitro. Ha subito un colpo Squarcina al viso, quanto pare. Si riprenderà il gioco con la rimessa chiaramente a favore del Castel Fiorentino. Quindi dicevo prima che entra in campo anche la dottoressa Nava per verificare le condizioni del giocatore, che deve essere sostituito. Quindi entra al suo posto il giovane Verdiani Iuri, che anche lui è un prodotto del vivaio di Castel Fiorentino. Lui insieme a Righi sono due giovani su quale la società toscana sta cercando di valorizzare. Quindi è Fanti su Magini che cerca di portare un po' di pressione, si sposta sul lato, sfrutta il blocco, rola Laurentiis ma la palla danza nelle mani di Fanti che aveva accettato il cambio, tocca, la palla esce, quindi rimessa in zona d'attacco con De Laurentiis e viene fischiato il fallo in attacco a Magini. Quindi tutti di là per altri... Ah no, solo rimessa. Fanti che si sposta su un lato, si aiuta un po' con la mano, non viene sanzionato. Palla schiacciata per Guerci che subisce fallo da De Laurentiis. Come nel primo quarto, chiaramente si cerca molto Guerci.
che sfrutta la differenza di esperienza sicuramente con l'ottimo De Laurentiis e anche la differenza fisica. Quindi due tiri liberi per lui, cronometro fermo quando mancano 1:17 al termine del terzo quarto, punteggio di 67-53, quindi un più 14 per Costavolpino. Mette a segno anche il secondo e questo è il massimo vantaggio, più 15. Quindi Etrachi su Maggini, 1:10 al termine, palla viene ribaltata, Marcante spezza raddoppio, passaggio al giovane Verdiani che però spara la tripla sul ferro. Pallone intercettato da Zani, quindi rimessa Costavolpino. Ecco Viello con palla in mano, si alza Castelluccia, riceve, passaggio consegnato per Fanti, 13 secondi per finire l'azione, si prende la tripla il Baronetto, la palla a doppio fello ma viene sputata ed è preda di Marcante che imposta questa azione di gioco per Castel Fiorentino. Palla che rimane alta, jump dalla media, tutto molto ben fatto, spezzato bene il polso, molto plastico, elegante. Quindi 55 Castel Fiorentino, 68 Vivigas. Mancano 17 secondi per finire l'azione, quella che potrebbe essere l'ultima azione di attacco. Di nuovo palla Guerci in post basso, 8 secondi alla fine, si prende il tiro da distanza enorme Coviello. Guerci ha qualcosa da dire a Coviello e sicuramente non saranno dei complimenti per questa scelta di tiro. Dalla linea di fondo molto bene De Laurentiis, segna in faccia a Guerci, si conclude il terzo tempo, 68 Vivigas, 57 Castel Fiorentino. Ben ritrovati, ultimo quarto da disputare qua al Palace Ibera all'Arena, Costavolpino in vantaggio 68-57 su Castel Fiorentino. È Maggini che imposta l'azione di attacco, si sposta da un lato, riceve De Laurentiis che ribalta, finta di naso di Zani che poi precipita nell'area, sembrava quasi passi, palla che danza, viene recuperata da Polonara. È Furlanis in possesso di palla, schema 2, viene chiama 2, si alza Coviello, esce dai blocchi bassi
Caramati non viene servito, invece la palla viene ribaltata per Furlanis, forza la linea di fondo, rimbalzo di Polonara, che un gigante certo non è, ma il suo tiro purtroppo finisce fuori. Maggini punta Furlanis, blocco di De Laurentiis, si apre Maggini che si prende il tiro, ma viene fiscato il fallo a De Laurentiis. Fallo in attacco, quindi, e palla recuperata, quarto fallo anche di De Laurentiis, quindi reparto lunghi di Castel Fiorentino gravato dai falli, che è 4 De Laurentiis e 4 Toppino. Baroni ingenuamente dà la palla in mano all'avversario, che fortunatamente sbaglia il tiro. Furlanis viene raddoppiato, scarico, passi, ai. Passi di Baroni, era stato ben servito da Coviello con il taglio dal lato debole. Il coach Arcangelo Gabrielli ci vuole parlare sopra, ha visto due disattenzioni, una in attacco e una in difesa, che sono costate qualcosa a Costa Volpino, quindi ci vuole parlare sopra con i suoi giocatori. Ricordo che il Castel Fiorentino viene da 3 sconfitte di fila, ha perso a Livorno, in casa con il Livorno, fuori casa con Castelnuovo e in casa con la capolista Lucca di 5-6 punti, partita nella quale è sempre stata in testa, solo nel finale Lucca è riuscita ad aver ragione. È una squadra che ha perso la prima partita del campionato e poi ne ha vinte 10 consecutive, quindi è un roster sicuramente affidabile ed esperienza, che quest'anno si è arricchito di 2 acquisti di Squarcina, numero 15, che sta dimostrando tutto il suo valore con 14 punti di media partita, e poi Marcante, un ala forte anche lui, quindi un giocatore di esperienza. Si può riprendere a giocare, palla a Maggini, schema pugno, quindi doppio blocco in alto, vediamo da che parte si abbassa, dalla parte di Marcante che si apre per ricevere, forza l'entrata da destra, scarica, va, pallone viene intercettato, transizione guidata da Furlanis, pallone schiacciato, Coviello recupera, palla che gira, palla Furlanis, c'è il taglio di Coviello che non viene servito, palleggione di Polonara che dovrà andare al tiro, mancano 7 secondi, c'è ancora tempo, il fadeaway di Coviello purtroppo molto forzato si ferma sul ferro, quindi quando mancano 8 al termine, 68 Costa Volpino, 57 Castel Fiorentino. Marcante, che in questo caso è proprio da dire era smarcato, smarcante, mette a segno il 59esimo punto di Castel Fiorentino quando mancano 8 minuti al termine della partita. Difesa Castel Fiorentino è tornata a uomo, e Furlanis prende il blocco di Polonara, si schiaccia, riceve in questo momento Polonara e appoggia di semigancio destro il 70esimo punto. Molto ben fatto, una giocata direi alla Guerzi, quindi non viene marcato Maggini che non ci pensa due volte a tirare, prende il ribalzo De Laurentiis, si mette a segno sul secondo possesso, ottima prestazione quindi anche per De Laurentiis che è arrivato alla doppia cifra. Evidente fallo in attacco, si aiuta con la mano Furlanis. Quando mancano 7-18, Costa Volpino avanti di 9. Esce appunto Furlanis dopo questo errore e rientra Fanti. Viene chiesto l'aiuto di Babbo Natale per asciugare il sudore dal campo, che sappiamo essere un nemico, anzi un killer dei giocatori di pallacanestro, che il sudore rende molto scivoloso il parquet. Tutto è pronto, quindi 7-18 al termine. Costa Volpino
ha le polveri un po' bagnate all'inizio questo quarto, ma sembra poter controllare e amministrare i 9 punti di vantaggio. Quindi è Marcante che forza la penetrazione e in qualche maniera in mezzo al traffico appoggia a canestro il suo 17esimo punto, no, 20esimo punto. Quindi Fanti cerca un compagno libero, doppio blocco, Baroni si prende il tiro da tre, ma è una mattonata che si stampa sul secondo ferro. Intanto è pronto sul cubo del cambio Castelluccia. Castel Fiorentino domina sotto le planche, i rimbalzi e segna con i secondi possessi, si riporta pericolosamente a meno 5. Quindi sul cubo del cambio arriva anche Guerci. È chiaro che l'Arcangelo Gabrielli vuole mettere fine alla guerra dei rimbalzi e vuole aumentare i centimetri. Palla che gira, tira in qualche maniera su, praticamente sulla sirena. Tripla di Coviello che sblocca l'attacco di Costa Volpino dopo aver subito un parziale di 5-0. Fischiato lo sfondamento abbastanza netto di Marcante. C'è stata un'ottima presa di posizione di Baroni che aveva chiuso molto bene la penetrazione del numero 15. Quindi è quarto fallo per Marcante che si aggiunge a Toppino 4 falli e De Laurentiis 4 falli. Reparto di lunghi di Castel Fiorentini quindi molto gravato dai falli, falli che potrebbero essere anche un fattore per quello che si annuncia un finale di gara combattuto e incandescente. Quindi Guerci che riprende palla, raddoppiato, butta sull'Anguria in qualche maniera, lotta Caramatti a rimbalzo ma la palla viene persa. Si palleggia tra i piedi il numero 15 che riceve in questo momento, linea di fondo, chiuso da Guerci, la palla viene rialzata, il tiro di squarcina finisce fuori, lotta Marcante. Ma è una tonnara il pitturato del Cosa Volpino, in qualche maniera i locali riescono a recuperare il pallone con Fanti. Fanti, ma nessuno si muove, esce al blocco Coviello, è troppo vicino a Castelluccia, partenza, passo in partenza, quindi ennesima palla persa da Coviello. È già la terza quarta palla che perde tra passaggi sbagliati e infrazioni varie. Quindi 73 Costa Volpino e 65 Castel Fiorentino. Doppio blocco, si abbassa dalla parte di Squarcina, invece tira da tre e ha ragione lui. E Mangini accorcia con una tripla che vale 68 punti per il Castel Fiorentino e 73 Costa Volpino. Quindi vantaggio per Costa che diminuisce a 5 punti quando mancano 4 minuti. Adesso zona per Castel Fiorentino, la palla gira alta, gira un po' lenta, c'è lo spazio per il capitano che spara la bordata ma finisce alta e Marcante recupera questo fondamentale pallone che potrebbe portare il Castel Fiorentino a un possesso. Vuole giocare con calma questo pallone che naturalmente è di fondamentale importanza, spara la tripa Marcante, va fuori e in cielo Guerci recupera questo pallone. Fanti in possesso di palla, esce Caramatti dai blocchi, non c'è molto movimento, sono tutti molto ben anticipati in difesa i giocatori del Costa Volpino, passaggio lob per Guerci che andrà nell'uno contro uno con Toppino, fade away. E la mano morbida del capitano non mente e regala il 75esimo punto a Costa Volpino. Toppino rinuncia all'idea di penetrare, palla Marcante, riceve Maggini, sono 10 secondi che rimangono per l'azione, forza l'entrata, la spara sul tallone di Toppino, quindi palla che torna in possesso Vivigas. Nel frattempo cambio per Coviello. Rientra Furlanis. Rientra Furlanis quando mancano 3:38. Anzi, la rimessa in attacco è per il Castel Fiorentino.
Passaggio lunghissimo che Maggini deve faticare per recuperarlo. Si alza Toppino, non riceve, Marcante, ennesima penetrazione, si aiuta non poco anche lui col gomito. Segna solo lui praticamente, sono 75 Costa Volpino e 70 Castelfiorentino quando mancano 3 minuti. Subisce chiaramente il contatto Fanti da Maggini. Quindi è il terzo fallo di squadra. E viene chiesta un minuto di time out da parte del Castelfiorentino. Per concludere un po' l'analisi su Castelfiorentino, ricordo che comunque è il terzo miglior attacco della divisione nazionale B, girone A, con 1023 punti segnati e una differenza canestri di più 24, contro l'ottavo attacco del Costa Volpino con 909 punti segnati e una differenza canestri di meno 31. Costa Volpino che è arrivato dalla vittoria fuori casa con Varese, e la partita prima invece aveva perso in casa un po' malamente con l'Africo. Quindi quando mancano 3:15 al termine dell'incontro, partita ancora in bilico, Costa Volpino in vantaggio di due possessi, in vantaggio di 5 punti sul Castelfiorentino. Un vantaggio che a inizio quarto è andato a 12-14 punti, ma una difesa forte a uomo, molto aggressiva, molto anticipata di Castelfiorentino, ha favorito il recupero e il rientro degli ospiti. Quindi adesso ritorna a zona, palla Guerci, viene ribaltata per Caramati, finta il tiro, Castelluccia impaurito spara la palla, di nuovo passi in partenza, fiscata Furlani. Purtroppo è il secondo attacco consecutivo che ci spegne, che si perde in questa maniera. Quindi esce Fanti e rientra Coviello. 3:04 al termine. Furlanis cerca di mettere pressione su Maggini, che comunque riesce a ricevere, si sposta sul lato di sinistra. Marcante fa come può, cerca di liberarsi dalla difesa ossessiva di Coviello. Pallazzani, palleggione, finta linea di fondo, rientra, viene premiato con un fallo commesso da Castelluccia, quindi è il secondo fallo di squadra Vivigas e il secondo fallo personale di Castelluccia. Si riprende dalla rimessa in zona d'attacco, si apre Maggini, riguadagna il centro del campo, viene cercato sempre Marcante, penetra, scarica per il tiro di Zani e mette la tripla che riporta a due soli punti il Castelfiorentino dalla Vivigas, quindi 75-73 quando manca 2:24 al termine della partita. E qui botte da Orbi in campo tra Toppino, quindi sarà il quinto fallo di Toppino, immagino. Numero 5, 5 falli. Ed è il primo che esce per 5 falli dalla partita, un'uscita importante. Ed è il quarto fallo degli ospiti, quindi Castelfiorentino che entra in bonus. Viene chiamato un minuto dalla panchina Vivigas.